Ed eccoci tornati sul campo di battaglia, amici. La mappa è Derelict Winchard. Nell'angolo in basso a sinistra, uno dei giocatori italiani più talentuosi era riuscito a qualificarsi anche per il Vasacast Invitational, ma a quei tempi giocava Protoss. Adesso ha cambiato, è passato a giocare Derg dal team Old School Clan. Abbiamo Zim! E nell'altro angolo invece, dal team Nets Gaming, giocatore Protoss, vincitore di uno dei tornei del Napoli Comic, o come si chiamava, dal team Nets Gaming, come Protoss, Skirmingiallo! Guardate come sono belli i colorini Protoss e come sono viscidi i colorini Zerg, mentre partono immediatamente gli Overlord del giocatore degli OSC. Dall'altra parte parte anche la probe di Skirmian, vediamo cosa riusciranno a vedere, si vanno a scautare, si vanno a studiare. Parte la probettina da una parte, mentre dall'altra parte abbiamo già un pilone da parte di Skirmian. Devo abbassare la velocità, aiuto, attenzione, mouse scroll speed era velocissimo. Adesso dovrebbe essere tutto un po' meglio. Intanto guardiamo che subito Zium va a posizionare prima di tutto la sua pozza germinale. Arriva la pozza germinale da parte di Zium, mentre dall'altra parte Skirmian inizia probabilmente ad infastidirlo per cercare di ritardare il più possibile la exp del giocatore Zerg. E ancora dall'altra parte però Skirmian non ha fatto niente. Vediamo, probabilmente partirà immediatamente con un Nexus il giocatore del team Nets Gaming. Ancora non vediamo la probe, eccola partire la probe, vediamo se andrà a posizionare un Nexus oppure una Forgia. Sembra il Nexus, infatti è già stato posizionato il Nexus da parte di Skirmian. Iniziano a cantare i cori di Ayur, c'è il gruppo di Ultra Protoss. Tanto dall'altra parte Zium gli è stato impedito il posizionamento della seconda, probabilmente andrà immediatamente a prendere anche una terza, anche se ancora con il suo Overlord non è riuscito a prendere informazioni. Zium dall'altra parte è già pronta quasi la forgia da parte del giocatore del team Nets Gaming, che adesso va a posizionare anche un gateway per cercare di wallarsi il prima possibile. Dall'altra parte ancora non sono arrivati i primi due link, eccoli in questo momento i primi due link da parte di Zium, che iniziano a muoversi. Dovranno riuscire a distruggere questo pilone nel più breve tempo possibile. Intanto attenzione anche a questa probe di Skirmian, questa probe di Skirmian che in questo momento potrebbe agire indisturbata sulla terza base di Zium. Continua a muoversi questa probe, adesso se ne va, probabilmente non ci sono intenzioni bellicose da parte del giocatore del team Nets Gaming. Dall'altra parte Zium posiziona il suo sorvegliante per vedere un po' tutto quello che succede nella base del giocatore Protoss, che in questo momento va a posizionare il suo Cybernetic Core. Continuate a guardare il map control dall'altra parte, da parte di Zium, che cerca di prendere informazioni con questi primi link sul campo di battaglia. I sorveglianti si muovono un po' ovunque con il map control da parte di Zium, come potete vedere in questo momento. Dall'altra parte invece il povero giocatore Protoss completamente all'oscuro di quello che succede fuori dalla sua base, ma il giocatore Protoss non ha bisogno di sapere, regge sulla potenza. Intanto ottimo timing da parte dello Zelota, riuscirà probabilmente a non far passare Ling. D'altra parte sta arrivando anche il pilone, un altro pilone da parte di Skirmian, e lo Zelota vede in lontananza i primi Ling che si avvicinano. Fanno un po' avanti e indietro i Ling di Zium, si bloccati entrambi i giocatori a 36 psi in questo momento. Andiamo a vedere l'incom, sono 31 i lavoratori per il giocatore Protoss e 26 per il giocatore Zerg. Old School Clan contro Nets Gaming, ultimo play day dell'Italian Clan Championship. E continuano ad essere, in questo momento sono tutti terminati i vivai di Zium. Adesso attenzione, ci sono alcuni scontri qui tra Ling, uno Zelota ed uno Stalker, potrebbero morire tutti i poveri Ling di Zium. Prova a fuggire questo Linghettino con 5 di vita, scappa. Tanto dietro ci sono lo Zelota e lo Stalker che continuano a inseguirlo. Andiamo a cercare di prendere qualche informazione sulla build del giocatore Protoss. Per il momento troppo presto ancora, anche se probabilmente psi bloccato, rimarrà psi bloccato per un po' di tempo. Ma attenzione, attenzione, perché arriva immediatamente una terza base da parte del giocatore Protoss.
incredibile scelta da parte di Skirmian, molto molto rischiosa, specialmente considerando che in produzione da parte di Zium ci sono ben 10 Ling. Vediamo quanti danni riusciranno a fare. Stanno continuando ad arrassare questo Zelota e questo Stalker, ormai compagni di vita e compagni di infastidiamento dello Zerg. Attenzione, prova a salvarsi questo Stalker, arriva anche il nucleo della nave madre, il Mothership Core, che attacca la Queen, ma probabilmente vincerà anche il Mothership Core. Guardate gli scontri, mentre dall'altra parte sta arrivando anche un Roach Warren da parte di Zium, ma vediamo che in questo momento il Mothership Core alla meglio sulla povera regina, che non è più regina, è quasi scacco al re. In questo momento sembra una partita di scacchi, l'ex gioco che giocava Zium. Attenzione, va a creare uno Spore Cover, ma buon lavoro da parte di Skirmian. Con questo Mothership Core riesce comunque a togliere tantissimo mining time al giocatore Zerg, che per questo, fino a questo momento, sta continuando a dronare tantissimo. Ci sono sostanzialmente solo droni per il giocatore degli OSC in questo momento, 43 droni per Zium, 42 per Skirmian. Ma dall'altra parte il giocatore Protoss, attenzione, perché è andato a posizionare da qualche parte nella mappa un Dark Shrine. Abbiamo un Dark Shrine per il giocatore Protoss e anche una terza base, già completamente wallata. Ottimo inizio di partita a mio parere per il giocatore Protoss, per la felicità di Guzzo. Un altro gate addirittura per Skirmian, che sta continuando ad arrassare con questo Mothership Core. Adesso partano i Ling di Zium, la cavalcata dei Ling di Zium che cercheranno di prendere informazioni, mentre il Dark Shrine è in questo momento terminato. Partano i Ling, adesso vedrà la terza base, in questo momento Zium va allo Zelota, gli dicono che non possono passare e muoiono i Ling sotto i colpi dello Zelota. Dall'altra parte ci sono ben due Zilot, una Sentry ed uno Stalker. Adesso arriva anche un'allucinazione, da parte di Skirmian che cerca di prendere informazioni. Dall'altra parte un Hydra Lisk ed N2 Evolution Chamber per Zium. In questo momento 62 lavoratori per il giocatore Zerg e 58 per Skirmian. Zerg contro Protoss in questa prima partita OSC contro Nets Gaming. Due Queen abbiamo, altre due Queen, ma attenzione perché stanno partendo i primi DT, però sembra essere ben difeso. Zium ha una spora per ogni base, non ce l'ha in main, ma sarà difficile che questi DT riescano ad arrivare in main. Sono ben 3 DT mentre stanno uscendo le prime Hydra, ma c'è anche una Robotic Bay. Da parte di Skirmian, che quindi dopodiché andrà a cercare la produzione di colossi. Attenzione però, perché non so se queste spore hanno visibilità fino all'angolo in fondo. Questa sta arrivando, però c'è già un Observer, in costruzione. Prova ad attaccare l'Hydra Lisk Den, guardiamo, i DT sono un po' ovunque in giro per la mappa. Vediamo quante kill si porterà a casa. In questo momento 11 lavoratori uccisi da parte di Skirmian. Buon lavoro da parte del giocatore Protoss, che alla fine riesce anche a salvare uno dei suoi Dark Templar. Attenzione però dall'altra parte, perché la produzione di Hydra sta diventando importante da parte di Zium. Adesso sta arrivando anche una seconda Robo. Veramente sono due Robo. Quelle di... Dov'è l'altra? Non c'è. Sì, ci sono due Robo. Ok, ho fatto bene i conti. Uno più uno fa due. Grande Vasa, che conosce anche i segreti della matematica come Pitagora. E intanto si muovono le prime Hydra di Zium, ma dovrà stare attento il giocatore Zerg. In questo momento la tech, la scelta di tech da parte del giocatore Protoss sembra essere ideale per contrastare quella dello Zerg. In questo momento stanno arrivando altre 11 Dralisk, Blink offensivo da parte di Skirmian. Blink offensivo, continua ad avanzare. Il giocatore del Team Nets Gaming continua a farsi in avanti, torna indietro in questo momento Zium. 12 minuti di game, 12 minuti di questa prima partita dell'ultimo play day dell'Italian Clan Championship. 128 sì per Skirmian, 141 per Zium, 145 per Zium in questo momento. Ancora non vedo live in produzione, avrebbe bisogno di un infestation pit. La composition di Skirmian è molto molto importante, avrebbe bisogno delle Viper in qualche modo Zium, che se comunque ha un buon numero di rocce deve ingaggiare bene, dovrebbe cercare di accerchiare il suo avversario. Mentre si muove l'armata dello sciame, si muove, ma si muove a sua volta anche quella Protoss. Vediamo quante Hydra cadranno sotto i colpi di questi Stalker. Avanza, adesso sta per entrare laddove lo Zerg è ancora più forte del creep, si va a posizionare a mezz'arco. Attenzione, si studiano due eserciti, guardate come muove le sue pedine Zium.
176 Psia, 176. Adesso potrebbe morire il Mothership Core. Brutta mossa questa da parte di Skirmia, che va a sacrificare il suo Mothership Core. Arriva anche un pinnacolo in produzione. C'è un pinnacolo in produzione, non può costruire il pilone Skirmian perché è sul trip. 184 Psi per Zium, 160 per Skirmian. L'esercito di Ayur adesso sono ben 4 colossi, oh mio Dio, 4 colossi. Potrebbe essere difficilissimo da ingaggiare quest'Army Composition. I due eserciti sono quasi pronti. Guardate Zium a mezz'arco, ma il numero di colossi enorme. Attenzione, potrebbe sacrificare i suoi colossi. Brutti Forcefield da parte di Skirmian. Potrebbe essere l'ingaggio decisivo, ma i colossi comunque rimangono in vita. Ancora rimangono in vita. Ma lo Psi di Zium non muore mai. Sono morti già due colossi, amici. Sono morti due colossi. Non è stato un buon ingaggio questo da parte di Skirmian, che poteva avere il game in mano. Ma è stato ottimo l'ingaggio invece da parte del giocatore Zerg, che adesso però è costretto a tornare indietro. I colossi sono ancora vivi, due sono vivi, uno insomma un pochino sofferente. Dall'altra parte Zium deve rifare velocemente le sue armate, deve riposizionare le sue armate. È un Corruptor in produzione, ma in questo momento Skirmian continua ad avanzare ancora. Prova a sorrandare Zium, vediamo, un colosso muore, ma c'è ancora un colosso in vita. Dall'altra parte però tutte le unità Zerg stanno compiendo il loro lavoro. È morto anche l'altro colosso. Attenzione, in questo momento potrebbe essere il momento decisivo. 160 Psi a 130, muore un'altra Queen. È arrivato anche un altro colosso da dietro, è arrivato il rinforzo da dietro per Ayur. Guardate ancora la resistenza sfrenata da parte di Zium. Altre 13 Dralischi in produzione, stanno arrivando altri Stalker. Deve micrare meglio quei colossi Skirmian. 155 Psi per il Protoss, 173 per Zium. Adesso sta producendo anche le Ling. Attenzione, arriva in questo momento la mossa da parte di Zium, che si fa offensivo, ben posizionato. Questa volta sembra essere il colosso, ma come cacchio parlo io? È morto il colosso, one shottato il colosso. Zium in avanti, Zium, comeback di Zium, distrugge il pilone, non sembra volersi fermare. Adesso il giocatore degli Oscult Clan potrebbe portarsi sull'1-0. Continua ad avanzare, si ferma. Questo momento di tensione, si ferma un attimo Zium, riflette, fa guardare le truppe tra di sé. Le truppe si guardano e dicono come fanno tutti gli Zerg. Dall'altra parte però Skirmian sembra pronto a ripartire, non si vuole arrendere. C'è ancora un colosso, c'è ancora speranza, il colosso della speranza. 30 metri di speranza per Skirmian, ma Zium avanza di prepotenza, di cattiveria. Ma attenzione, perché sta arrivando un altro colosso da dietro. Zazazza, ancora ci sono due colossi, incredibile. In qualche modo Skirmian non riesce a difendersi, forse sì. Continua a micrare quel colosso, ma incredibile. Zium è riuscito sempre a sorrendere il suo avversario in maniera epica e perfetta. Adesso Zium sa che sarà difficile sfondare. Dall'altra parte stanno arrivando altre 4 Hydra e un Immortal. Riprova a rimandare via lo Zerg. È andato a prendere anche una quarta base addirittura Skirmian. Ottima economia da parte del giocatore Protoss, ma in questo momento sembra essere in difficoltà per resistere. Viene annullato questa warpata di Zeloti. Continua a farsi avanti Zium, 168 Psi per il giocatore Zerg, 117 per il giocatore Protoss. Grandissimo game iniziale, 19 minuti e 57. Povero Kestol doveva andare via, gli ho detto si fa loro due, tanto si finisce prima. 121 a 172, riavanza ancora Zium. In questo momento però c'è un Immortal, non c'è più il colosso, c'è l'Immortal. L'Immortal deve stare davanti perché muore, one shotato l'Immortal. Ma ci sono il blink sugli Stalker, perde il microfono. Continua a blinkare la difesa estrema del giocatore Protoss, che continua a blinkare. Buon blink da parte di Skirmian, che in questo momento sta cercando di mantenere in vita tutti i suoi Stalker. Riesce a tenerli in vita, grandissimo lavoro da parte del giocatore Protoss, che adesso si riporta in avanti. Una partita di ping pong, ma attenzione, perché il povero Zium è ancora a 3 basi, mentre sono 4 le basi di Skirmian in questo momento. E adesso arriva anche il quarto vivaio da parte del giocatore Zerg. Deve continuare la produzione di unità però Skirmian. In questo momento andiamo a vedere i laboratori, sono 78 per Skirmian, 67 per Zium. Mi sembra essere ancora in una buona posizione il giocatore Protoss, ma lo Psi sembra essere decisamente dalla parte di Zium. Adesso sta terminando anche live. Bravissimo Skirmian, bravissimi anche Zium, bravi tutti, evviva, pari, 1-1 pari. Adesso si muove sul lato sinistro Zium. Continua ad avanzare mentre sta arrivando un altro colosso. Attenzione, non so se questi due cannoni finiranno in tempo, è completamente fuori posizione.
completamente fuori posizione il giocatore Protoss, potrebbe andare giù quel pilone, è andato giù il pilone, prova in qualche modo a salvare questo Nexus, il Nexus non spara in questo momento, va giù il Nexus, buona mossa da parte di Zoom, che però adesso deve stare attento a non perdere troppo unità nel comeback, si attacca il cannone da solo il giocatore Protoss e adesso riavanza, 168-163, non c'è produzione da parte di Skirmian, non capisco per quale motivo deve continuare a produrre, ecco perché infestazione sulla Robo Facility da parte del giocatore Zerg degli OSC, 21 minuti di game, incredibile inizio di questa serata di StarCraft offerta da Guzzo International S.P.A. Si continua a raggruppare le unità di Zium sul lato sinistro della mappa, le unità di Skirmian sul lato destro, 146 per Skirmian, 176 per Zium. Attenzione, adesso partono altri DT, stanno partendo dei DT d'Arrasse, i famosi DT d'Arrasse vestiti di nulla perché sono invisibili. Attenzione però perché l'esercito da parte di Zium si rimuove a 22 minuti e 30. In questo momento l'Opsi di Zium sembra essere quasi infermabile. C'è solamente un colosso. Skirmian è costretto a tornare indietro, deve temporeggiare. Attenzione perché sta arrivando il DT, non ci sono ancora. La Spine e la Spora non sono state ancora prodotte. Attenzione perché sono due Spine, ma c'è l'Observer. Muore in questo momento il DT. Muore il DT. 197 psi per Zium, è quasi maxato, anzi è maxato in questo momento il giocatore Zerg, continuando a temporeggiare il giocatore Protoss, ancora una volta fuori posizione, ci dovesse attaccare sulla quarta in questo momento Zium, probabilmente sta aspettando i suoi Infestor. Molte basi Skirmian, ma bassa la produzione, se guardate la tabella di produzione, mentre in questo momento sta arrivando anche la prima Viper, si muove Zium, si muovono entrambi gli eserciti, guardate Zium che si fa spazio tra le rocce distruggibili, ma in questo momento potrebbe anche perdere la quarta base perché sta arrivando l'esercito di Ayur in alto, mentre sta andando in basso. Quello di Zium si muove in alto, quello di Skirmian, ecco che si muove ed ecco che arriva Blink, praticamente la one shot, si scioglie nel nulla, sciolta nel nulla, la povera base del giocatore Zerg. Zium in questo momento però ha bancato veramente tante risorse, ma deve stare attento a non far maxare il giocatore Protoss. Ecco che si muovono amici, ecco che si muovono gli eserciti, viene fatto un master call su quello di Skirmian. Andiamo a vedere l'army composition, ci sono tre Colossi e due Dark Templar nell'esercito di Skirmian, sono maxati entrambi, 24 minuti e 55 di game, si muovono avanti e indietro, attenzione non si sono ancora incrociati due eserciti, adesso potrebbe andare giù anche la quarta base di Skirmian in questo momento, attenzione potrebbe venire one shotata, ma potrebbe anche chiudersi, si potrebbe andare a chiudere in un angolo, non sembra essere un buon punto per ingaggiare, questo è da parte di Zium. Adesso dovrà ingaggiare, attenzione, potrebbe decidersi tutto, è paura, arriva l'ingaggio, buono il force field in questo momento da parte di Skirmian che va a tagliare in due, arrivano dei Fungal, i Fungal sui colossi, ma guardate quanto è sceso l'Opsi di Zium, Skirmian avanza, passa force field ovunque, incredibile ingaggio. Vediamo dall'altra parte però in riproduzione ci sono immediatamente altre 20 rocce da parte di Zium che prova in qualche modo a sfruttare la potenza dello sciame, la potenza dello swarm, ma non è caduto neanche un colosso. Arriva il GG, è arrivato il GG, Skirmian 1, Zium 0, applausi, amore, potenza e facoltà divina.